Sì, come diceva il Presidente, la nostra azienda si occupa di alcune cose molto interessanti, perché oggi fare una buona pizza la si può fare, si fanno corsi per quello, però dobbiamo anche capire questa buona pizza come va messa sul tavolo, come va venduta, e soprattutto un cliente deve avere la possibilità non solo di mangiarla con piacere, ma anche di ritornarci. E qui diamo dei contenuti a questo corso che vi serviranno sicuramente nella gestione, io dico, corretta e vincente del vostro locale. Secondo me ci sono 5 punti fondamentali da tenere presente. Quali sono? Sicuramente l'abbiamo detto più volte, un buon prodotto, oggi il livello medio è abbastanza alto. Poi gli ingredienti, perché per fare un buon prodotto c'è bisogno di avere degli ingredienti di prima qualità, anche questo lo abbiamo assodato. I social, perché questo prodotto lo facciamo, ma non deve diventare, come dire, una cattedrale nel deserto. La gente deve arrivare nel vostro locale, no? Oggi i social vanno molto di moda, soprattutto tra i giovani, per cui bisogna capire di utilizzare quelle forme. E poi la gestione corretta del locale attraverso dei software che vi danno la possibilità di fare determinate cose, e la fidelizzazione dei clienti. Cioè il cliente, come dicevo prima, viene, poi deve venire di nuovo con piacere e addirittura deve poter diffondere, io dico, il verbo. Ok, allora, per quanto riguarda il software, la gestione corretta del locale, poso i fogli così perlomeno sono più libero anche con le mani, la gestione corretta del locale. Allora, io oggi siamo nel 2023, giro tantissimo, quindi anch'io sono un avventore, giro per locali e molte volte resto abbastanza, come dire, inebetito nel vedere che molti camerieri prendono ancora le comande carta e penna, col famoso taccuino, no? Mamma mia, dico, nel 2023 non esiste una roba del genere. Quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono, nel frattempo che prendo la comanda e la porto in pizzeria, la porto in cucina, è vero? Perdo tempo. Il tempo è prezioso e denaro, esatto. Poi magari sono un po' nervosetto, trascrivo in modo così, sbagliato una portata, per cui ho anche nei confronti del pizzaiolo piuttosto che dello chef dei problemi che non riesce a riconoscere quello che ho scritto. Mi posso perdere in qualche portata, perché da lontano mi ordina una bottiglia d'acqua in più, una birra, eccetera, eccetera. Sì, io dopo la segno, la scrivo. Ragazzi, non esiste. Allora, oggi bisogna affidarsi intanto a un software che mi gestisce l'attività e mi dà la possibilità, nel momento in cui vado al tavolo, quindi prendo il mio bel palmare che può essere un semplice telefono Android, prendo la comanda, clic e immediatamente tutte le comande sono nei vari centri.